essere a fuoco, di essere nell'inquadratura e iniziamo con questo video. Ciao, io sono Rita, se è la prima volta che vedi questo canale, qui si parla di libri, fumetti e tanto altro. Se ti va, iscriviti qui sotto. Per chi invece già mi conoscesse, beh, partiamo con il video e oggi ho per voi la recensione di un nuovo fumetto che mi aveva inviato gentilmente la casa editrice Tunue, con cui ormai ho già fatto diverse collaborazioni che vi lascerò qui sopra nelle schede. Il fumetto di cui vi voglio parlare è Silverwood Lake, appunto della Tunue, di Simona Binni. Costa 16,90€ prezzo di copertina ed è in copertina rigida. Come potete vedere, questo fumetto alla copertina viola e all'interno praticamente i colori saranno più o meno su queste tonalità e alquanto grigie e cupe. Partiamo da come io ero partita, in che mood ero partita a leggere questo fumetto, perché io non leggo mai la trama, vedo oh mio Dio bellissima questa copertina, leggiamolo. E non mi aspettavo niente del genere. Di che cosa parla Silverwood Lake? Silverwood Lake si apre con una telefonata al nostro personaggio che si chiama Diego, che gli viene praticamente detto che hanno ritrovato suo padre che era scomparso 17 anni prima. Diego ormai è abbastanza grande, fa il giornalista, va in ospedale per vedere suo padre che gli aveva lasciato un biglietto, anche se questa cosa verrà un po' tralasciata durante tutto il racconto. E però quando vede che suo padre praticamente non lo riconosce eccetera, anche se la dottoressa gli dice che comunque suo padre ha bisogno di cure, ha bisogno di qualcuno, lui nega l'evidenza e dice lui non è mio padre è praticamente morto. Allora che cosa fa? Va dalla sua amica Debbie, mi pare si chiami Debbie, quindi probabilmente Deborah, e gli dice appunto di questa cosa di suo padre, che lui è abbastanza triste, non sa che cosa fare e si arrabbia un po' con lei perché c'è un po' di discussione, perché insomma lei dice beh insomma è comunque tuo padre, fai qualcosa. E il giorno dopo gli arriva un messaggio e lei gli dice guarda, ho fatto un po' di ricerca, ho trovato questo posto che sarebbe un posto per senza tetto, in teoria tuo papà ci ha passato del tempo, perché non vai lì a vedere. Diego, che è giornalista e quindi decide di andare lì per investigare, e non si aspettava assolutamente che la sua vita si sarebbe legata tanto alle persone di questo posto, che è appunto Silverwood Lake, che alla fine comunque si scoprirà qualcosa di più su questo posto, però insomma, se ve lo dico, che cosa sto qui a fare la recensione per farvelo leggere a fare? Il mio mood è stato abbastanza sbagliato, appunto perché non sapevo cosa aspettarmi ed ero abbastanza allegra quando ho aperto questo fumetto. Era sabato sera e io al posto di guardare Harry Potter e l'Ordine della Fenice, vabbè, ho letto questo. E in ogni caso non me l'aspettavo, perché è stato molto molto emozionante, molto emotivamente difficile, insomma mi è piaciuto, però è stato un po' triste, anche se nella sua tristezza mi è piaciuto. I colori praticamente seguono l'umore del protagonista e sono sempre così grigi, cupi, abbastanza scuri. Poi abbiamo queste divisioni dei capitoli con questo lilla e con delle citazioni di film tipo Pulp Fiction, Transporter e altre, come potete vedere ecco qui. E la fisionomia poi dei personaggi, appena ho aperto questo fumetto, mi è sembrata molto strana, molto particolare e quasi aliena, hanno delle facce un po' strane insomma, però non mi è dispiaciuto più di tanto, proprio la particolarità probabilmente del fumetto. E un'altra cosa particolare che non so se vedete è che il carattere, il font dei balloon è diverso da quello che c'è nelle solite graphic novel, è un po' più ondulato e inizialmente ci ho fatto un po' fatica a leggere, perché già insomma già faccio fatica a leggere di mio perché porto gli occhiali eccetera, però dopo un paio di pagine mi ci sono abituata. Altra cosa è che ad esempio molte tavole sono così, senza fumetti, senza balloon,
che molto descrittive, cioè ci descrivono la scena o magari quello che succede, semplicemente così con dei disegni, e questa cosa mi piace tantissimo. Un'altra cosa molto particolare che ho apprezzato, ecco, questa è un'altra scena senza balloon praticamente, che comunque si capisce, a parte l'ultima vignettina qui. E poi ci sono queste immagini qui, praticamente racchiuse in queste linee, e non mi è dispiaciuto assolutamente. Questo fumetto praticamente è una ricerca di se stessi, perché Diego alla fin fine, poi quando andrà lì... Scusate. Che questo fumetto parla praticamente di andare alla ricerca di se stessi, di capirsi, di capire anche gli altri, di capire le situazioni degli altri, e nonostante questo legarsi comunque a persone che non ci si aspettava assolutamente, perché Diego appunto va in questo posto pensando di riuscire a staccarsi da tutto, a pensare solamente perché ha tutto da investigare su suo padre eccetera, quando invece poi si ritroverà ad essere legato a tutti i personaggi che ci troviamo insomma in questo posto, e comunque scoprirà anche qualcosa in più su suo padre, o comunque alla fine giungerà a una determinata decisione che prenderà, e quindi questo posto lo avrà cambiato molto. È un fumetto appunto che mi ha colpito molto emotivamente, alla fine non nego che avevo le lacrimucce, perché è veramente particolare e è qualcosa di un po' diverso, specialmente per lo stile di disegno, ma anche un po' per come è raccontato, perché non ha proprio un filo logico, cioè non seguiamo solo il protagonista, ma anzi vediamo anche altre storie. Secondo me può piacere abbastanza ad un pubblico abbastanza vasto, e specialmente anche un pubblico abbastanza maturo, questo qui, diciamo dai 17 anni in su, cioè 15-14 anni in Italia. Cioè, un po' pesante, perché non parla esattamente di lutto, ma le riflessioni del protagonista sono abbastanza pesanti e un pochino angoscianti. Ma nonostante tutto gli ho dato 4 stelline su Goodreads, è una lettura che comunque è abbastanza veloce, in mezz'oretta, 40 minuti lo si legge, e io l'ho trovato bello. Nella sua tristezza, bello. Quindi, questo è quanto. Io vi invito a iscrivervi qui sotto al canale per restare sempre aggiornati sui video che usciranno il giovedì alle 10 e un video bonus al sabato a mezzogiorno. Inoltre vi invito a seguire il blog qui sotto, dove faccio scrivo recensioni in maniera, diciamo, anche un po' più lineare e precisa rispetto a quando parlo a vanvera qui su YouTube, che però comunque mi piace e ci tengo a fare anche video. Ho scritto comunque la recensione di Silverwood Lake, che potete trovarla qui sotto, e potete anche trovare il link ad Amazon per comprare il fumetto. Fatemi sapere con un commento qui sotto, fatemelo sapere, se lo leggerete, se lo avete letto, se anche voi seguite comunque o leggete graphic novel, che genere di graphic novel vi piacciono, e se ne avete qualcuno da consigliarmi. Noi ci vediamo sabato teoricamente con un video, e poi ci vediamo giovedì prossimo. Ciao!